Eccoci cari fratelli e sorelle, cari amici del Crocifisso Risorto, amici di colui che ha vinto in ogni situazione, che ha vinto la morte, ha vinto. E noi, a sua immagine e somiglianza, dobbiamo imparare anche noi a vincere. Possiamo vincere anche grazie a queste briciole di Vangelo, briciole di lieta novella, che vediamo subito adesso. Domenica 7 giugno 2020. Vediamo nel rito romano Giovanni capitolo 3 versetti 16, 17, 18. È uno dei passi che all'inizio del mio percorso mi hanno ripetuto più volte e che è stato fondamentale e credo sia fondamentale per la vita di ogni cristiano. Che così voglia farsi chiamare, che così voglia vivere. Giovanni 3, versetti 16, 17 e 18. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Bene, qui c'è il riassunto di tutta la Bibbia, cioè qui sta dicendo che Dio ci ama e che Dio ci ama. Ci vuole tutti salvi, ci vuole tutti con lui, ci vuole tutti felici e quindi ha fatto la sua parte. Dio ci ha amati in che modo? Dando il figlio unigenito, dando Gesù Cristo. Gesù è venuto, ha dato la sua vita. Perché? Perché chiunque crede in Gesù non muoia ma abbia la vita eterna. Non sperimenti la morte ma sperimenti la vita a partire da adesso. E poi prosegue dicendo: Dio non ha mandato il figlio per giudicare ma per salvarlo. Quindi Dio non è venuto a ricordarci i nostri peccati, ma a ricordarci chi siamo e che possiamo essere salvati, anzi, che possiamo essere salvati, quindi poi chi siamo, perché una volta salvati iniziamo anche a scoprire e riscoprire chi siamo veramente noi. Senza il dono della salvezza non sapremo mai chi siamo. Quindi la prima cosa da comprendere è che Dio ci ha amati e ci ama immensamente. Dio ha fatto la sua parte mandando Gesù, Gesù ha dato la sua vita per noi. Appunto, non è venuto a condannarci, ma per salvarci. Però poi dice quello che dobbiamo fare noi. Vedi che dobbiamo fare qualcosa. Sì, ma il nostro fare è dato dalla fede, perché c'è scritto: chi crede in lui non è condannato. Chi crede, ma chi non crede è già condannato. Perché? Perché non ha creduto in Gesù Cristo, non ha creduto, l'ha rifiutato dicendo non ho bisogno, oppure ha dubitato anche. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Che non ho bisogno di Dio e quindi mi salvo da solo, impossibile, quindi rifiutare la salvezza, oppure avere la salvezza lì a portata di mano, a portata di fede, e dire: no, ma non è possibile che io venga salvato dall'amore di Dio, non è possibile. È il continuo senso di colpa, è il continuo non sentirsi adeguati, significa sempre che guardiamo comunque noi e non Dio. Allora, Dio cosa ha fatto? Ha mandato Gesù. Gesù ha dato la vita per noi. Perché? Perché noi credendo sperimentiamo l'amore e veniamo salvati. Dio ha fatto la sua parte e in questa domenica ci dice: credetelo, 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 smettete di dubitare, credetelo. Sappiate che senza di me non potete fare nulla, ma se credete e dovete credere, dovete aver fiducia, sperimenterete la potenza della salvezza. E poi nel cammino sperimenterete anche, scoprirete chi siete veramente. Nel rito ambrosiano, Giovanni 16, versetti 12-15, prendo solo il primo versetto, dice: molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. E poi dirà: proprio per questo manderò lo Spirito Santo e vi istruirà. Bene, Gesù ha un processo. Abbiamo visto prima, veniamo salvati dal credere questo, però poi non basta. C'è tutto un processo di evolutivo della nostra vita di fede. Cioè, ci sono persone che vanno a messa tutte le domeniche e fra un anno, fra due, continuano a essere gli stessi. Non dovrebbe essere così per un cristiano.
San Paolo dice di gloria in gloria, di grazia in grazia, c'è una trasformazione nella nostra vita. Dio ha tante cose da insegnarci, lo fa progressivamente. Non siete ancora capaci a portarne il peso, significa che ogni parola, ogni insegnamento di Dio è corposo, cioè c'è il latte spirituale, dice San Paolo, e poi pian piano cresce. Quello che abbiamo detto prima è la base del cristiano, cioè Gesù, Dio ci ha amati, ha mandato Gesù, Gesù ha dato la vita per noi crediamo in questa cosa e veniamo salvati. Ok. E poi ecco che lo Spirito Santo inizia a insegnarci piano piano tante cose per portarci alla pienezza, alla piena realizzazione della nostra vita, alla piena santità e quindi alla pienezza di ogni cosa. Che Dio vi benedica grandemente. Ci vediamo la prossima domenica, anzi, ci vediamo sicuramente ai prossimi incontri per sperimentare ancora la grazia di Dio.